Ciao ragazzi, bentornati su God of War 3 H Minecraft, perché come vedete cubi uguale Minecraft, quindi questo qua non è God of War ma bensì è Minecraft, perché vedete qua sotto che ci sono dei cubi, anche qui, che è sta roba qua? Ah, nuovo! Piacere mio, piacere, almeno era piacere mio. Siamo scorpioni? Se me li trovassi in casa io non so dove scapperei, perché nessun posto è troppo lontano dagli scorpioni. Ma questi qua sembrano avere un significato particolare, perché non sembrano semplicissimi scorpioni. Mi ci scorpio pure a morire, perché se non muoiono con qualche pugno. Ah, quasi colpito, quasi colpito. Altri? No. Però qua ho visto dall'altra parte, però qua ho visto qualcosa di interessante. Piuma di fenice e magia, ma la magia no, niente. Qua vedo una fornace. Chi avevano già le fornace al tempo, però qua un ascensore stile manuale. Beh, non è una cattiva idea comunque, eh. Il problema è che fai una fatica immane per scendere un piano, ma dato che siamo Kratos la fatica non esiste per noi. Se scaliamo un monte intero a piedi con l'infradito, quindi possiamo fare tutto. Non vedo nulla. Oh, la cosa che mi strana è che ho spaccato dei vasi solo con la luce. Cioè, ma che potenza pensavi? Sentivo un rumore di uno scorpione che si avvicinava. Infatti, come voleva si dimostrare. Aspetta. No. Dai. Crepa. Non muoiono i vasi se gli fai un flash con la torcia. Cioè, con la destra. Non è una torcia. È sia uno che l'altro. No, dai. Ma è più divertente coi pugni. La cosa che più mi è piaciuta del gioco è che, guardate, è che anche le spade nel suo piccolo fanno un po' di illuminazione. E questo mi è piaciuto. Perché sì, così. Niente, volevo solo dirlo. Piano, ora che c'è l'orda. Toh. Faccio anch'io un'altra orda. E un'altra ancora. Ma quanto sono resistenti gli scorpioni? Ma dove siamo? In Australia? Dove gli scorpioni te li trovi. Boh. Non so, ti svegliano loro, ti tirano giù le coperte e sulle persiane. Comunque, non vedo nulla. Oh. Allegria. Allegria è un cazzo. Siamo in una grotta in mezzo al nulla, a cercare un labirinto. Che non so nemmeno se esiste ormai. Che allegria vuoi che abbia? Qua vedo. Ah, solo vita, peccato. Volevo la magia. Ora come. Ah, ora ci facciamo un po' di lore. Sulla grande catena pende il cuore del labirinto, in equilibrio tra l'Ade e l'Olimpo. Se un lato perde la presa, il potere nel labirinto aumenterà o diminuirà di conseguenza, alternandone per sempre l'equilibrio. E come sempre, l'uomo ne subirà le conseguenze. Giorno 3674. Qualcosa mi dice che ha fatto gli straordinari gratis. Ma solo qualcosa, eh. Questo è. Io c'ero già passato qua. In volo. Però c'ero già passato. Se mi ricordate. Bel lavoro di mani fatto. Non so perché. Non mi fa venire voglia di giocare a Minecraft. No, sul serio, mi fa venire voglia di giocare a Minecraft. Non so per quale motivo. E questo? Allora, vedo un cosplay di Gesù Cristo. Però manca la croce. Ma ci sono delle catene in più. Ma con chi cazzo? Ma scusa, ma come, quanto cazzo forte urla? Che lo sento fin qua. No, veramente. No, no, ciclo, vecchie conoscenze. Nope. E ora, pa. Quadrato, quadrato, triangolo. La soluzione per vincere il gioco. Non volevano dirvelo già dall'inizio, se non sarebbe stato troppo facile. Madò. Quanto. Mannaggia. Te. Mancato. Frecce di fuoco, no, non ci provare. Comunque, devo ancora capire i meccanismi di quelle cavolo di palle di fuoco che hanno sulle mani. Wow! Tempo fa mi avrebbe ucciso. Allora, la computer grafica dice che doveva uscire la palla di fuoco dall'arena. Però l'arena ha detto no. Wow! Ma perché, scusa, ma non farebbe più male? No, no, in realtà. No, 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 sto zitto, sto zitto. Sto zitto, fa più male se mi arrivano addosso con la palla di fuoco. No, con la palla di. Ma
ce n'è voluto di tempo per far sull'ira di Sparta, eh? Oh, ricordo che... Da dov'è? Da Crono. Da Crono che l'avevano consumato... Non l'ho consumata io perché non la uso mai. Non so. Se la usa come... È come se mi autodicessi... È come se mi dicessi... sono una pippa perché potevo farlo anche senza. Così. Non so perché. Quindi non la uso mai. Forse so già un livello dove la userò in futuro. Ma non vi spoilerò nulla. No, ciclope incazzoso. Ahi. No, non quello là corazzato. Quello là con la clava di legno e tanta ignoranza. Mi sembra anche più grande di questi qua. E la madonna è grande, sì. Wow. Quella mi ha sfiorato. No. Ah, il buon vecchio ciclope. Pam. No. Ah, non si possono ecco perché è più fa. Oh, 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 che è una maratona che tutti mi seguono qua. Un urla, no, una gara di urli, tipo... O sembra una gara di ruti a me. Non so perché. Forse perché sono ciclopi. Oh, ma ti stordisci! In qualche modo. Nope. Oh, ma guarda, guarda, è terminato. Veloce, sì, ok. È un punta spill... Questo non potevo schivarla in alcun modo. Sto tenendo a bada un ciclope. Wow. E un'altra gara di rotti. Tra un po' mi metto a urlare anch'io, Sul serio. Sì, c'è una differenza tra urlo. No, anzi, forse no. E carica. E sto qua carica direttamente. Ma questo qua non sapeva come funzionava il meccanismo, quindi si butta direttamente da me. Wow. Dai, e basta questa maratona che fa anche schifo. Maratona in tondo, io sono tipo a 5 giri ormai. Loro non lo so. Quello grande è arrivato da poco, però ha già 2 giri. Gli altri sono a, come dire, gli altri sono anche loro a 2, però sono arrivati già da prima. Ma guarda come muore. No, non lo fa. E oh, che cavolo, sei un carbone ardente e vivente. Ora ti monto sulla schiena e ti faccio un ciao ciao all'occhio. Anzi, fallo tu perché a me non serve. No, non è come il 2, nel 2 li collezionavi. Tipo sei un accumulatore seriale tipo la gattara dei Simpson. E... Ma sto facendo... Allora, innanzitutto, da dove cazzo sono usciti tutti questi ciclopi? Numero 2, li sto fottendo tutti da solo. No, volevi? Dai che... Adesso... Conversazione amichevole da Kratos a Ciclope, che non sarà mai una conversazione amichevole. Ebbene sì, è morto tra le atroci sofferenze. Gioco, c'è un modo per sopravvivere? Oppure devo semplicemente patire la sofferenza dell'inferno? Aspetta, come si batte un ciclope? Come si batte un ciclope? E già l'ho stabbato. No, non so perché mi viene in mente la parola stabbato, ma non so, così. 2. È che sarebbe tutta un'altra... Non fanno così tanto da... No, ok, se ti prendono in pieno ti fanno un da... Bravo, bravo il ciclope studiato che mi ha sfiorato. Studiato, sfiorato. Porca te. No. Guarda come li sto tenendo. Li sto tenendo, bada. Ma i ciclopi sono la razza meno intelligente di God of War. Forse perché... No. Guarda, io sto andando avanti a rotolate e forconi forconi repressi. No, non lo fa. Per poco. Anche quello lì. E basta però. Tacchete. Non uso l'ira di disparare. Sono concentrato. E anche la registrazione si mette ora. Sono concentrato. È difficile, sì, parecchio difficile non farsi prendere dei ciclopi. Ma, oh, e ora? Via 1, ne mancano altri... Aspetta. Via 1, ne mancano altri 166. Perché 3 li ho già uccisi, no, più di 3 ne ho uccisi. Col ciclope grande. Ma il ciclope grande che... Ah, 2. Perché io, da brava persona, li ho colpiti... Ho fatto lo stesso danno a tutti invece di concentrarmi solo su uno. Anche perché come facevo a concentrarmi solo su uno che ero circondato? Avete visto che ha funzionato? No. No.
ha detto: aspetta, deve farmi la presa. Devo mettere giù la palla di ferro che potevo usarlo per schiacciare un secondo fa. Via. No. Se mi faccio uccidere sto qua, lancio fuori il gioco. E anche me stesso. E no, la PS4 no, che potrei lasciarla, Mister L. Poretto. Oh. Tacchete. E tritracchete. Spacche. Ora gli rompo l'elmo, ora gli rompo la testa. Finiti. Cazzo. Questo ha superato. Presto mio figlio sarà qui con me. Ancora che urla sto qua. Oh. I miei calcoli sono completi. Va bene, i calcoli sono completi. Sto qua. È un mi sa che è un professore di matematica fallito che. Mi sogna ancora. Oh. Finalmente la stamina è aumentata. Non mi cambia nulla. Però. Ah, no, pensavo. No, niente, niente, niente. Pensavo che superasse addirittura la vita. Questa la vita. Allora, una cosa. Sì, faccio un altro piccolo appunto. Una cosa che invece non mi è piaciuta particolarmente, che tipo, vedete gli occhi di Gorgone? Non è che c'è. Aspetta. Zeus mi tiene sempre il fiato sul collo. Se presenta, ci avverte anche quando se ne va. Tipo, come faccio a spiegarvelo? Le poste. No, Equitalia. Zeus è Equitalia. Sembra che il cuore della labirinto. Del labirinto, sì, sarà sia una chiave che una serratura. Ah, con i giudici di Hade come chiavistello. Ma io prometto che no, se non riavrò mio figlio, tutto ciò che libererà sarà distruzione e caos. Ah, allora è meglio che vada, perché è una cosa molto importante che ho lasciato a Sparta. Comunque, stavo dicendo, no, non funziona così. Sì, neanch'io me l'aspettavo questa qua. Sono dovuto andare a guardarla. E dicevo, una cosa che non mi è piaciuta invece è che sapete i forzieri dove ci sono gli occhi di Gorgone e roba così? Qua non è che finiti gli occhi di Gorgone e così non ce ne sono più. No, ce ne sono anche altri che danno sfere rosse. Perché intanto potenzio qualcosina. Poco. Davvero, davvero poco. Sì, che tipo se tu non li hai presi proprio tutti, ce ne sono alcuni in più che fungono che ti danno gli occhi di Gorgone che hai mancato. E questa roba un po' mi dispiace perché cioè come, non hai mai la sensazione che oh, li ho trovati tutti, sono un pro. No, perché il gioco ti dice ah, non li hai trovati tutti, bene, te ne do qualche forziere in più che se li hai trovati tutti ti dà sfere, altrimenti ti dà gli occhi. E allora... fanculo. Ulteriori esperimenti idraulici sono falliti. Quest'opera è troppo grande per qualsiasi macchinario tradizionale. Neanche le ruffe? Spero che il mio viaggio nell'Ade per indagare sulle opere dei giudici possa rivelare una nuova fonte di energia. Ho sentito di un fuoco più puro di qualsiasi forza mortale. A ogni fallimento sento mio figlio allontanarsi sempre di più. Giorno 275. Questa qua è prima che... ho 10.300. Bello. Adesso quando arrivo qua, 11.000, là. Non è che mi servivano proprio 11.000 sfere, però sarebbe stato bello arrivarci a 11.000. Ora, finalmente... ho messo il pollice davanti al... come dire, davanti all'uscita audio del controller, sennò mi avrebbe fatto esplodere la testa. Danni incrementati... Ah, esercito di Sparta, benissimo. Ora... Questa qua non la uso mai per un buon motivo, perché non serve un cazzo. Ora le spade sono di un oro fighissimo. Pla. Ah già, questa qua non è danni da caduta. Una leva molto sospetta, mezza immersa nell'acqua, che chiude tutto. Ah no, aumenta l'acqua. E io vado qua. Perché c'è un barile, un barile rosso. Un barile super magico, sì. Decisamente. Qua si deve andare. Ve lo dico perché io l'ho scoperto prima di tutti. Tan 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 tan. Chi ci sarà nel corridoio magico? Un boss? No. Una leva. Questo sarà decisamente un ascensore, perché tutti gli ascensori hanno una leva e tutte le leve sono degli ascensori. Quasi. Oh, ben ritrovati scorpioni australiani. Tac tac, trachete. Via. Ora si ritorna. No.
Mi piaceva andare con la torcia. Sì, ora sappiamo dove dobbiamo andare. Questa zona è parecchio bastarda. Perché io non so quante maledette volte sono caduto qui. Sì, non è che tipo. Di solito negli altri Kratos faceva finta di cadere. Tipo, cadeva a metà, però poi ti ritiravi su. Se premevi il pulsante in tempo. Qua invece cadi e basta. Ho perso la tempesta di ghiaccio di Borea. Sarebbe dovuto essere il suo dono, il tuo dono. Mio figlio sarebbe stato il signore del labirinto. La ricerca continua giorno e notte, ma gli scorpioni diventano sempre più numerosi, temo il peggio. Giorno 4000 e qua sì che si va verso il casino più totale. Perché più giorni vanno avanti, più. Ma c'hai una rete, potevi arrampicarti con quella. Ma crea, vabbè. Non gli piacciono i metodi tradizionali. Un secondo che. Ah, giusto, giustissimo. Le gorgoni del cavolo. Le gorgoni del cavolo. No, del caos, del ca. Non vedevo, non vedevo. Quella è precipitata. Ora l'arco si rende più utile di qualsiasi altra arma nel gioco. Perché posso finalmente fottere quelle arpie del cavolo. Ora facciamo di nuovo luce. Non ca. Oh, ok. Qui c'è qualcosa di. C'è uno spazio segreto. Che non avete visto. Io ho visto, però sono caduto talmente tante volte che ho detto. Non lo faccio più. Tac. Qui. No, ingranaggi, roba varia. Questo qua dà l'impressione di dare parecchie sfere. Infatti, darà parecchie sfere. Arriveremo a 3300. Io vado a caso. Avanti. Avanti. No, no, 3900. Non mi lamento nemmeno. Cosa faccio qua? Oh. Le altre volte sono. Sì, ve l'ho già detto. Sì, 4000 sfere. Non mi lamento assolutamente. Finisco di potenziare i pugni che spaccano tutto. E dopo potenzio anche il resto, che dai così. Anche per potenziarli un pochino. Li ho sempre mal cagati. Ah, qua. No. Voleva. Ma quanto danno fanno questi qua? 3. Ah, questo qua è potenziato, guardate. Se continua a premere quadrato fa il turbine ancora più turbine. Che bella definizione di un'arma. Tac. E via. Qui c'è. Tira sul gran portone che tanto casino fa. E siamo di nuovo all'aperto. Beh, quasi all'aperto. Nel senso, siamo fuori dal. Da ingranaggi e così vari, ma siamo finiti all'esterno. Cioè nel labirinto, ma siamo ancora sottoterra. O almeno così penso. Sottoterra nel senso. Ma perché non posso fare una definizione fatta bene e non fatta a schifo? Wow, come plano! E mo? Adesso? Tic 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 tic. Cosa sono questi? Così? Brutte persone che sono venute a trovarmi. Ora fatemi un'imboscata. Fatemi una fottuta imboscata. Io ho il turbine che più turbine non si può e non potrete fottermi, non più. Trichetrachete, che bello che è. Ancora di più. Yeah. Oh cazzo. Ok, a questo qui non posso fare il turbine, che più turbine non si può. Questo l'abbiamo capito. Dang. Io faccio gli effetti speciali alla fumetti degli anni. Alla fumetti di Batman. Slang. Dang, cazzo, come, da come avete intuito dovete. No. Mi ha preso anche se ero. Quasi da un'altra parte, eh? Blanket. Sì. No, e stavolta no. E stavolta no. Oh. Ce l'ho fatta una volta. No, ok, sono schifo. Ho visto che aveva aperto la bocca, nel senso di fare. Ti sputi in un occhio, o roba simile. Solo il problema è che mi sputava acido. No. Ho dovuto usare la mossa speciale, ossia la magia. Anche perché da un po' che non la facevo più. Per annotanare questi scorpionetti del cavolo che rompono le scatole e basta. No! Ho visto che stava cercando il colpo. Ecco. Tranghete. Tranghete si manca, sì. Ora, non so se sto facendo un richiamo per chiamare altri scorpionetti. E basta, ma andate a casa vostra.
che sarebbe questa la casa. No, no, aspetta, la lettera, la lore di Dedalo mi ha detto che non è questa qua casa loro. Perché se lo sapevo, lo sapevo. Ora credo che si metta, non so, sbavà e fuori dal palo, per non dire brutte altre. Oh, tac, tac, ci manca, sì, tic, e sputo in uno. Oddio, di solito ce ne voleva. Ah, no, 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 no. Una per. Ci voglio. Senza anestesia fa male. Che giro che ha fatto? Adesso. No, adesso mi diverto col turbine, che più turbine non si può. Perché? No, è tornato, è tornato, è tornato, è tornato. Ah, torna e dice: si può entrare sparando roba dalla bocca. E dunque. No, non posso fare nulla perché ho gli scorpionetti. Sono fatti. Sì, vi ricordate che sono fatti di onice. Sotto! Perché? Full vita, che strano. Ricordate? State su un angolino, non importa quale. Un angolino qualsiasi. In modo che, ecco, in modo che non salga da sopra, da sotto, dalla schiena, da qualsiasi parte, e vi faccia un alla schiena e vi fotta. Mi dimentico sempre che devo andare dall'altra parte. Ma questa massa qua cos'è che fa? Boh, si vitalizza? Ora, eccola lì la mostra stronza. Io ho imparato ora a schivare. No, neanche. Dai, ora me la fa. Ora me la fa. Ok. Preferisco mille volte una codata in faccia piuttosto che quella presa in. Che quella mossa imparabile. Spaccati. Spaccati. È un ordine. Un'altra codata. Ma a volte se ne va così. Vabbè, io me ne sto sull'angolino. Punto. Triche triche tra. Che palle. Così. Ora risale di nuovo con lo sputo di ghiaccio. Spero che mi diano anche un minimo di vita questi scorpioncelli. Oh, e ne mancano due. Ma la mia fortuna mi dice oh, levi. Guarda, non credo, ecco. La mia fortuna consiste in questo qua. Fare mosse che non sono previste dal gioco. E un'altra volta l'angolino. Venite qui, venite qui, venite qui. No. Oh. Sono timidi, mi sa che hanno capito. Non credo, non so. Ma forse è. Ma proprio forse. Dopo mille volte che. Crepa. No, questo cos'è? Allora, io vado qui, però. Se tu mi fai. Bravo, bravo. Fammela schivare. Fammela schivare. Beh, dai, avrebbe anche se mi avesse preso, io non so dove l'avrei lanciato. Il gioco sicuramente a casa di uno di voi. No, qua fate la magia, poi di nuovo la magia. Ora è un fottuto assedio perché mi circonda. Ah, qua c'è una presa, qua c'è. Wow! Sto registrando? Allora io non so. Mi faccio ammazzare per vedere se sto registrando veramente. Sì, stavo registrando. Non so come ho fatto a schivare. Io mi ricordo anche in modalità titano. No, no, normale. Oh, che figa. In modalità non normale ma titano, che morivo un sacco di volte sul volo. E ora crepa. Porca troia, crepa, che tutte le volte che mi hai fatto rigiocare, giuro che ti spago la bocca. Attualmente lo. Oh, adesso non so. Questa è la cosa più soddisfacente che abbia mai fatto. Spaccare su stronzo che mi ha fatto morire. Oh. Puh, sputo sul tuo cadavere. Di ghiaccio. È rimasta la coda. Ho detto, è rimasta la coda, spaccati. Bravo. Ghiaccio si scioglie. Almeno penso sia ghiaccio, ma dato che si scioglie, sì, è ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio. Ma è rimasto un cuneo. Un cuneo di qualcosa. Tempesta di ghiaccio di Borea. Questa gemma racchiude l'alito di ghiaccio del vento del nord. Ah, utilissimo per farsi ghiaccioli. Solo per quello. Ora, abbiamo raffrescato l'ambiente che ci fa un vapore verso l'alto che ci porta a un'altra zona. O almeno questo è quello di aver capito. Non so come ho fatto a battere il boss. Non lo so. Dopo tutte le volte che sono morto, io credo che questo qua. Non credo di stare registrando. Credo di stare sognando. O qualcosa di simile. Adesso, ennesimo meccanismo che noi comuni mortali non potremo mai capire. E là vedo della polvere d'oro.
Io l'ho vista, e poi? Cubi che si spostano alla Minecraft in aria, come a Minecraft. Ah, vedo un appiglio, in Minecraft non c'è. Di qua. Ecco qui, polvere d'oro. Che c'è vita, vita, vita. No, magia. Vabbè, lo stesso. Dato che in questo coso qua mi è servita tantissimo la magia. Soprattutto quando dovevo fracassarlo di legnate e c'erano i suoi. E c'erano i. Come si chiamano? E c'erano gli scorpioncelli che cercavano di difenderlo inutilmente dai miei pugni che spaccano tutto. E ora il rallenti è stato strano. Non so se serviva o non serviva, ma nel dubbio lo faccio lo stesso. Complimenti per tutti questi giri alla. Non so, mi ha ricordato lo Spider-Man dei poveri. Anzi, no, lo Spider-Man dei greci. Che in altro. Ma dai, pff, e cerca di farmi fuori così. No, 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 no. Ah, già. Giusto, giusto, giusto. Tac. Non si può fare. Giusto, giusto. Sti qua erano quelli cornuti. No, no, ho sbagliato qualsiasi definizione. No, ho spaccato la gorgone. Adesso come li spacco io? Li spacco così. E triche. Una falange di sputa. E due pugni di un minotauro, ovviamente, spaccano tutto. Vabbè, non fa tutta sta differenza. Usate la gorgone, non fate come me. Tenetela in vita. Io uso i pugni perché sono belli. Da dove ci sarà più di una gorgone? Sfruttate tutto. Ma è una cazzatissima con le gorgoni normali. Quelle alla medusa. Che. Ah, non ha avuto effetto contro sto qua. Mi sa che la catena proteggeva da. Dai, stai fermo. Ecco, ora no che non protegge. Due, spaccati. Oh, il Minotauro si è spaccato. Ma con quale onda d'urto? Ha fatto una roba alla. Non so. Alla Dragon Ball che tipo. Boh, ha spaccato la bocca a tutti. Si croci. Eh sì, crocifisso. Pietrificato, ho sbagliato. Si è crocifisso. Che cazzo di senso ha? Spaccati. Oh. A comando. Intanto che stavo combattendo, mi dite dove sono andati i meccanismi? Che mi sono perso. Total. No. Ah, ok, c'è una Gorgone, allora va bene. Vieni, venite qui. X. Non ci avevo pensato di premere triangolo. La gorgone. Ma scusa. Ma com'è che. Non capisco. L'effetto delle gorgoni è efficace sulle altre. Sulle stesse gorgoni. Beh. Non so se ha senso oppure no. Perché, beh, non sono un esperto in biologia delle gorgoni. Quindi. Può essere tutto. Sono fermo. Sì, gioco. Fai qualcosa. Ecco qua. Mandami giù i ganci. Ma come mai questo labirinto è stranamente. Non so come dirlo. È stranamente pianificato per Kratos. Che prende appigli e tutta roba così. Qua non c'è nulla, neanche di là mi sembra. Vabbè, è sempre meglio controllare. Di qua. Ah no, io stavo per andare giù nel fosso. Fosso. È un maledetto labirinto. Lì non ci posso andare. Ci ho già provato migliaia e migliaia e migliaia di volte. Ora. Ah, sono tornato indietro. Qua ho aperto un baule. Basta con i bauli, con i forzieri. Comunque. È stato un episodio. Abbastanza faticoso. Dal mio punto di vista. Anche perché. Non so, vorrei farne altre. Che ore sono? Beh, posso farne altre due. Ma non di questo qua, di altro, eh? Oppure. Vabbè. Nel frattempo. Nel frattempo, spero che il video vi sia piaciuto e continuate a seguire la serie e tutte le altre. Voglio farvi vedere quanto è figa sta combo. E ciao a tutti.